La giornata. Cosa c'è da sapere? Il quasi viaggio di Salvini a Mosca diventa un caso politico. Letta attacca, Draghi dribbla. Il consulente del leader della Lega Capuano sotto indagine del Copasir. Dall'inizio della guerra, gli incontri all'ambasciata russa sono stati 4. È mercoledì 1 giugno, 98esimo giorno di conflitto. Io sono Laura Pertici. Questa è la giornata di Repubblica. Mentre la crisi era in corso, c'erano trattative, non si sa bene autorizzate da chi, in che forma e in modo, con l'invasore russo da parte di un partito di governo italiano. Quindi noi chiediamo chiarezza su questo. Questa non è una vicenda che può terminare a tarallucce e vino. Forse non finirà proprio a tarallucce e vino, come chiede Enrico Letta, segretario del PD. Ma cosa diventerà questa storia ancora non è chiaro. Parliamo di Matteo Salvini, leader della Lega. Voleva andare a Mosca a portare a Vladimir Putin un personalissimo piano di pace in 4 punti, elaborati con il suo ultimo e chiacchierato consulente, Antonio Capuano. Avvocato, ex deputato di Forza Italia, già consigliere comunale di Fratta Minore, specializzato in diritto internazionale ed affari piuttosto riservati, abitué di alcune ambasciate, dice, aspirante Metternich, pare. Di lui e del loro piano non sapeva nulla il numero 2 del carroccio, Lorenzo Fontana, vice segretario con delega alla politica estera. Non sapeva nulla il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Idea suggestiva, ha detto a Parma, ma ci si muove con il governo. Sono questioni di portata mondiale. Ciascuno deve dare un contributo, ma i percorsi sono complicati. Non lo sapeva il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Il punto è che non sapeva nulla nemmeno il premier Mario Draghi, che interrogato in merito nella conferenza stampa di Bruxelles post Consiglio europeo sulle sanzioni, ha preferito glissare. Ce ne sono già parecchi di problemi in maggioranza, meglio far capire. Ho solo raccomandato al riguardo, mi ricordo in un'audizione al Copasir circa un mese fa, mi ha fatto una domanda simile e io ho detto ma io non voglio entrare nei rapporti che queste persone di governo, soprattutto quelle che mi interessano, quelle di governo evidentemente possono avere, l'importante però è che siano trasparenti. Il 1 marzo, cioè una settimana dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, Matteo Salvini cenava all'ambasciata di Mosca a Roma con il padrone di casa Sergei Razov e il fido, conosciuto un anno e mezzo prima, Antonio Capuano. L'avvocato all'inizio ha smentito, poi ha ammesso quella cena, che però non era stata pubblicizzata, se non attraverso vaghe dichiarazioni di Salvini, come quella del 3 marzo. Ho chiesto all'ambasciatore russo di chiedere al suo governo il cessate il fuoco, cose così. Nessun cenno però alla cena, organizzata poi per cosa e riproposta quando. Dall'inizio di marzo gli incontri con Razov sono stati 4, l'ultimo il 19 maggio, appena dopo l'intervento di Salvini al Senato, seguito all'informativa di Draghi. Che l'Italia sia promotrice di pace, che l'Italia sia promotrice di pace e di dialogo. Ma non lo dico perché mi ha chiamato Putin stanotte, perché i sorrisini di qualcuno a sinistra, lo dico perché la pace non si ottiene andando in piazza sventolando la bandiera della pace, la pace si ottiene lavorando seriamente con tutte le persone con cui bisogna lavorare. Finito di parlare, ecco che di nuovo Salvini è dall'ambasciatore russo a Roma. Convinto che il premier si muoverà, prova ad anticiparlo, prepara la partenza per domenica 29. Ora sul piano Mosca Capuano dichiara: era previsto che sarebbero stati informati tutti e se il presidente Draghi avesse detto no, non si partiva. Il viaggio era stato già organizzato, ma è rilevante, uno fa un programma, poi si deve compiere una serie di passaggi. Il piano lo avremmo nel caso scritto a 6 mani. Cioè, intende lui, Salvini e il premier. Intanto sulla diplomazia parallela di Antonio Capuano indaga il Copasir, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Adolfo Urso, il presidente, dice: da tempo mettiamo in guardia sulla minaccia ibrida rappresentata dalla Russia, che ha nel mirino le democrazie occidentali e l'Italia. Il Copasir si è occupato della missione di medici e soldati russi a Bergamo all'inizio della pandemia, del capitano di fregata Biot che passava all'intelligence militare di Mosca documenti classificati, dell'espulsione di diplomatici russi dall'Italia alcune settimane fa. Ora è il turno di Antonio Capuano. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.